Sindaco, unire due eventi, il museo in quanto cultura e il Giro d'Italia, la passione e l'impegno, possono maggiormente accrescere la visibilità della nostra terra? Sicuramente, questa è proprio l'intenzione che abbiamo avuto, prima Mimmo Bulzomì, ma poi io insieme a Sua Eccellenza il Vescovo, che abbiamo mandato una lettera alla direzione del Giro d'Italia, perché riteniamo che questa opera d'arte, che è il Trofeo Infinito, si coordini perfettamente con le bellezze della Mileto antica e della diocesi di Mileto. In questa sala bellissima che abbiamo allestito all'occorrenza, la teca in particolare, grazie all'aiuto anche del direttore del museo Faustino Nigrelli e della dottoressa Cucinelli del polo museale e del dottore Currà, del funzionario del MIBACT di Mileto, abbiamo inteso assegnare appunto una delle più belle sale del museo come evento espositivo sportivo e culturale. Certamente lo sport si coordina benissimo con la cultura, perché è portatore insieme alla cultura di quei valori sani che noi dobbiamo infondere nella nostra comunità. Anche per quanto riguarda questi ragazzi che abbiamo visto oggi, molto allegri, contenti del fatto che arriva il trofeo, è sicuramente un'occasione di festa, ma anche quella sensibilizzazione verso le popolazioni più giovani per crescere bene, crescere in sintonia con questi valori che porta sia lo sport sia la cultura. Quindi qui al museo, è un museo statale importante, lo dobbiamo valorizzare, e mi auguro che i cittadini del Vibonese e anche della Calabria tutta non perdano l'opportunità di avere a disposizione questo trofeo, che vorrei ricordare a me stesso è il trofeo unico, originale, sarà quello che verrà consegnato nelle mani del vincitore del Giro alla fine del Giro d'Italia edizione 2020. E vorrei anche sottolineare l'importanza dell'esposizione a Mileto. Il trofeo è la prima volta che esce dalla sede principale di Milano e va ad essere esposto, e guarda caso, in un periodo delle vacanze natalizie che è il più gettonato, che siamo in alta stagione sotto questo profilo. Quindi la direzione del Giro, il dottore Mauro Vegni, lo dobbiamo ringraziare tantissimo per aver scelto Mileto sulla spinta di Mimmo Bulzomì come prima sede di esposizione del trofeo. Una cosa veramente molto importante, che vorrei che i cittadini del Vibonese capissero l'importanza di questo evento. E anche per dire che successivamente, nel mese di gennaio, il trofeo andrà esposto addirittura a Milano insieme alla Coppa del Mondo di sci, quindi verrà messo insieme in un palazzo espositivo a Milano. Quindi ci rendiamo conto dell'importanza di questo evento. Mileto, che viene trattata benissimo dagli organizzatori del Giro, e quindi la tappa di Mileto sarà una tappa importante dell'edizione 2020. Noi siamo qui per valorizzare non solo Mileto ma l'intera provincia di Vibonensia. Oggi c'è la presenza del dottore Solano Salvatore, che è il presidente della provincia, che ringraziamo per la sua presenza, come ringraziamo della presenza di tutti quanti. E mi auguro, ripeto, che i cittadini capiscano l'evento e approfittino durante le vacanze natalizie, tra un dolcino e l'altro, a venire a Mileto a visitare gratuitamente, perché si visiterà gratuitamente, questa bellissima opera d'arte, questo trofeo infinito.